Per i cittadini la burocrazia è come uno stalker, ci se ne accorge dalla nascita attraverso le diverse pratiche che vanno adempiute negli uffici dell'anagrafe. Abbiamo bisogno di liberare energie e semplificare, dando la possibilità agli uffici di rendere più efficiente la pubblica amministrazione. Questi tempi fanno tirare indietro gli imprenditori che vogliono investire sul territorio. È stata netta la ministra per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, commentando il protocollo d'intesa che è stato stipulato nella sede della Regione Basilicata a Potenza con il governatore Lucano Vito Bardi. Un accordo che mira alla semplificazione normativa delle pratiche amministrative. Casellati ha sottolineato che attualmente in Italia per poter aprire un bar bisogna adempiere 72 distinte pratiche recandosi in 26 uffici diversi, tempi che si scontrano con le esigenze di celerità richieste dal settore produttivo. Per l'ex presidente del Senato è necessaria una vera e propria rivoluzione copernicana. Occorre fare proprio una rivoluzione copernicana per liberare le energie e le potenzialità dei territori. Noi oggi ci troviamo di fronte ad una burocrazia pesante nella duplicazione di atti, di documenti che creano incertezze e che creano anche da parte dei cittadini incertezze sui loro diritti. E proprio venerdì abbiamo fatto una riunione, una convention con le imprese a Matera e credo che questa sia una risposta per attuare un processo di velocizzazione di quelle che sono poi le procedure che rallentano tutta l'attività, sia l'attività amministrativa, attività per le concessioni in campo ambientale, energetico e così via. Come è stato sottolineato pure dalla Ministra, credo che sia un segnale importante perché la Basilicata è la prima regione in pratica dopo il Veneto ad essere protagonista di questo snellimento.